140 km in solitaria, come hai affrontato questa gara? Ma ovviamente sono partito sapendo già che probabilmente, anche perché queste tipologie di gare tante volte le fai in solitaria, il 99%, o meno che sei lì in due o tre, ma però poi ognuno prende il suo passo, c'è chi aumenta, c'è chi diminuisce, quindi queste gare lunghe si sa che tante volte si fa in solitaria. Poi io sinceramente tante volte sono abituato a starmene da solo, quindi mi alleno da solo e non soffro, si può dire, non soffro più di tanto. Ieri ho sofferto i crampi col caldo che c'era verso sera e poi ci sono riuscito a rimediare mangiando e bevendo parecchio, anche se avevo già bevuto, però probabilmente non era sufficiente. Dopodiché non basta, mi sono passati e da lì meno male. Dalla mattina, stamattina invece scendendo a quote più basse con l'arrivare del sole, la temperatura si faceva sentire, soprattutto l'afa, e quindi era giusto, sapendo poi il distacco che avevo, cioè, il mio secondo avversario, ho preferito prendermela con calma e per non tirarmi troppo il collo. Sì, comunque è un risultato eccezionale, diciamo un giorno di corsa continua. Gli atleti vincitori sono della Valle Seriana, perché? Perché conoscete meglio le Orobie? Ma probabilmente è l'aria della Valle Seriana più che conosciamo le Orobie. E l'arrivo qua è emozionante, i colleghi di Bergamo, gli amici? Eh sì, non c'è prezzo quando ottieni certi risultati e quando ti trovi sul palco come primo protagonista e tutti che ti abbracciano e ti applaudono, sono emozioni uniche, forse per questo che uno mare dice devo impegnarmi, devo sperare di arrivare primo, poi ovviamente non sempre si vince, non sempre si arriva nei premi, però sono queste le motivazioni, penso che un atleta già anche finirla, perché ovviamente certe distanze è un ottimo traguardo finirla. Bene, complimenti ancora e grazie per aver portato la Valseriana a livelli mondiali. Grazie, grazie a voi.